E partiamo immediatamente con Villanova degli Udrio. Sì, guarda lì, saluta le tre dolcezze dell'Apocalisse. Salute a tutte le dolcezze. E guarda quanta gente che c'era, una cosa veramente meravigliosa. Il bello, sai cosa è importante? Dimmelo, che, dimmelo. Che il grandissimo Renato fa conoscere questa nuova realtà a Villanova degli Udrio, perché far conoscere in giro è una cosa importante. Eccolo là, guardalo là che discute, fa, mischia. Allora diciamo che è veramente un personaggio. E quello col berrettino rosso, che assomiglia un po' a Umberto Smaila. E gli ho chiesto, mi ha detto che non sa chi è. Comunque, ah no? Non guardava colpo grosso allora. Capirai. Comunque dobbiamo dire che porta avanti questo discorso, fa conoscere questa realtà e poi vanno a parte tutto che sono andato io a vedere, sono persone che lavorano già, queste, come finisce il carnevale già iniziano per il prossimo anno, sì. Bellissimo, persone veramente che lavorano tantissimo, tanto, veramente molto bene. Bene, se c'è qualcuno che ci vuole, ci chiamino, no? Vero Tesere? Chi ci vuole ci ama. Eccolo e lì. Chi ci ama ci segua. E chi non ci segue ci precede. Cesare. Andiamo a ruota libera perché Roberto questa settimana ha detto che non facciamo tanto ridere. No, perché... Quindi ci sbizzarriamo un po' a ruota libera. Ecco, perché Cesare le barzellette non le conta più. Cosa vuoi? È un periodo nero anche per lui. Stiamo a terra, eccolo là. Guarda là che stanno arrivando, guarda che bello. Arrivano soldi come i coriandoli. Eccolo lì. Questa settimana arriveranno soldi a palate. Perfetto. I primi sono già arrivati, adesso speriamo che continuino. Bene, allora andiamo una avanti. Caduta. Allora ci sai dove siamo, Cesare, sì? Sì. Ecco, siamo in piazza. Bellissimo, guarda quanta gente. Guarda laggiù. Un bel giro, qua c'era il Tutti. Quest'anno devo dire che c'erano tante personalità, C'era il sindaco di Corno di Rosaggio, il sindaco di un altro paese, che non mi ricordo bene, di San Giovanni al Tisone, no, dopo c'è il sindaco di Discone, comunque il sindaco di San Giovanni, c'è il vice sindaco, comunque è importante che un parterre dei sindaci, è importante che quando che comincia arrivano le autorità, vuol dire che le cose stanno funzionando veramente bene, no? Sì, chissà come no? Si dice sindaco in francese. Bene, a noi non ce ne può non fregare, ne bravo Cesare, stai qua a terra, a Villeneuve, stai qui in Furlania, a Villeneuve, a Villeneuve, ecco, guarda che bei dentoni, che da un morsicone porta via una braga, Cesare, su! Con la gamba interna anche. Eccolo lì, guarda lì la Furlania, benissimo. Allora qua c'è veramente tutta la comunità insieme, poi devono anche ringraziare tutti quelli che hanno aiutato, sponsorizzato questa bella manifestazione, presenziato e poi applaudito. E poi dobbiamo dire anche che il sindaco Renato ha chiesto al sindaco di San Giovanni di aiutare di Mola Larzan, Mola i Bes. I Bes Larzan, i c'è Larzan che fa la guerra. Eccolo lì. Hola, eccoli che stanno arrivando. Mamma mia, guarda che bello. Comunque, cosa puoi dire allora di questo carro tu? Ci sarà possibilità, vinceranno? Bisogna fare i conti anche con le altre realtà. No, ma per te così che io sto dicendo. Bene, allora dai, dimmi ecco, qualcosa. Ecco, Roberto mi ha detto di parlare del carro e non dei buoi. Eccolo, non dai. Mettiamo il carro davanti ai buoi dai, e quindi parla. Non si saprà chi vincerà la prossima settimana le sfilate, ma io penso che un carro come questo abbia buone chance di vittoria per ripetere il successo già ottenuto negli anni scorsi. E intanto questi, per prepararsi, mangiano i crostoli. Ecco qua il saluto dell'organizzatore. E Renato Zoffo, un personaggio veramente grandioso, guarda che pienone stratosferico, con tutto la piazza era tutta piena. Bene, ecco il sindaco di San Giovanni, facendo la comunità di Villanova, eccolo qua, vedi che sta chiedendo un po' di soldi, salutiamo anche Daniele, c'era anche Daniele, eccolo qua, sentiamo. Lei incitava, come dire, perdete perché basta, com'è? Così perché un sindaco dice alla propria gente perdete, non è possibile, no? No, ma era una battuta, no? Era una battuta, so che naturalmente chi partecipa, chi lavora cerca sempre di avere il massimo risultato in qualsiasi campo, nello sport e anche nella vita sociale. E l'aiuto del comandante naturalmente, perché questo carnevale ha la visibilità di tutto il Friuli Venezia Giulia, no? Ma senz'altro, se ne uno deve essere uno che coordina le cose. Qui ho la fortuna di avere Renato Zoff che è bravo in questo. Senta invece un'altra cosa, prometta qua a tutto il Friuli che lei aiuterà in Larzan, come si dice? Ma l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, naturalmente ci sono delle priorità, le risorse sono quelle che sono, però non mancheremo ecco di sostenere. Però sono tantissimi anni che fanno questo carnevale, signor sindaco. Sì, lo so, anche altre, ma però nella manifestazione che faremo il 28 a San Giovanni verrà dato a tutti i partecipanti
un riconoscimento anche in denaro. Bene, faccio un bel saluto a tutto il Friuli. Grazie a tutti. Anche agli spettatori o solo ai carri? Sentiamo. Ma come Batman piange, gli ho detto, è impossibile, è forte, è potente. Eccolo qua. Bene, e questo è l'uomo ragno. Eccolo lì, adesso andiamo avanti, andremo a intervistare. Oh, guarda che look, bellissima. Turpo, guarda qui. Bellissima, vedi che canta bella gente che c'era a Villanova del Giudrio. Eccolo lì, non sarà mica Cesare in bicicletta. Sì, no, è un po' più grosso questo. Oh, guarda Cesare, vediamo un po'. Girati per favore. No, ah, i tre porcellini. Non è lui, non è Cesare, niente da fare. Eccolo lì. Col sindaco. Sentiamo. Come mai che lei incita a perdere? Com'è possibile? Un grande capo dovrebbe incitare a vincere sempre per far conoscere la comunità. Lei mi dica qualcosa, signor Renato. No, noi non gareggiamo per vincere o perdere. Noi gareggiamo per fare dei bei carri. È chiaro che se vinciamo siamo contenti. Ma noi l'importante è aver partecipato e avere creato, avere fatto qualcosa con la gente insieme, con i bambini. Il resto, se viene il premio, bene, se non viene, pazienza. Ben che venga, scusi. Ma non è, il premio è la caramella in più. Fa bene anche lo spirito. Ma noi scusi. Oggi a vedere la gente, tanta gente in piazza, con tutta la gente che ha realizzato e tutto, abbiamo già vinto. Questa è la vittoria che conta. Il resto dopo sono cose in più, insomma. Beh, questo è naturale. Comunque, signor Renato, ha visto veramente un pienone stratosferico. Quest'anno è stato il pieno più del solito, insomma. Allora diciamo che è chiaro che voi fate conoscere anche a tutta la regione Friuli Venezia Giulia Villanova del Giudrio. E questo è importantissimo. È importante far vedere la nostra comunità, che anche se piccola ha qualcosa da offrire e da proporre agli altri. Ecco, senta signor Renato, vedo che di poche parole quest'anno, perché vedo che ha lavorato in un modo pazzesco. Io sono venuto già un colpo così a vedere. Allora, cosa può dire a tutto il Friuli Venezia Giulia? No, si può dire che anche se si fa parte di una comunità piccola, se ci si mette insieme, ci si unisce, si possono fare cose grandi. Benissimo, grazie signor Renato, la saluto. Ci faccia finta. Come diceva il grande Zoro, guarda Zoro, Cesare, guardalo lì. Questo è il secondo Zoro. Questo è lo sceriffo. Eccoli qua i tuoi amici, Cesare. Guarda, ascolta adesso, inglese. Oh, sei balonchi inglese, caccio. Se usassi l'inglese, cosa ti accesso, no? Sì, football, il corner. Medeuzio è un paese qui vicino. Affara di Zonzo va a Cesare e i Trigeminus. Eccoli qua, allora dobbiamo dire che siamo quasi alle fasi di conclusione. Arlecchino, servo di due padroni. Adesso ci sono le premiazioni, l'estrazione della lotteria. E allora attenzione cari amici, il carro di Villanova del Giudrio è pronto per il combattimento. Eccoci qua.